Buongiorno, buongiorno, brava gente, buon lunedì, vedete qua i negozi riaprono, Buongiorno, vedete qui c'è la curia dei frati minori cappuccini accanto proprio alla basilica. Buongiorno, buongiorno, brava gente, buongiorno, e gli auguri subito a coloro che portano il nome di un grande apostolo, di un grande evangelista, Matteo. Matteo, faccio gli auguri a tutti, Matteo. E oggi vado col mio cuore anche a Salerno, dove si celebra la festa patronale di San Matteo. Pensate che la Costiera Amalfitana ha due grandi apostoli, Andrea ad Amalfi e Matteo a Salerno. Quindi simbolicamente ci portiamo su queste coste dove sono approdati per l'evangelizzazione. Bene, bene, cari amici, il Vangelo di oggi è tratto proprio dal testo di Matteo, dal testo di Matteo, ed è un passaggio molto bello, quello che capita all'Evangelista. Ma lo leggiamo insieme, che ci accompagna in questa giornata e ci dice delle cose stupende per la nostra vita. Ma andiamo e ascoltiamo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate e imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Buongiorno, brava gente, non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. È bellissima questa espressione, densa, ricca, perché ci dona un po' la consapevolezza della nostra, adesso dico una parolaccia, finitudine, della nostra fragilità. Ebbene, il Signore si affaccia, guarda questa fragilità. E sapete la fragilità di Matteo qual era? Vediamo chissà Matteo che lavoro faceva, secondo voi. Matteo, vediamo, buongiorno Caterina. Matteo che lavoro faceva? Vediamo un po' se riusciamo a cogliere davvero il lavoro che faceva questo apostolo. Vediamo, buongiorno, buongiorno. È importante, è importante. Che lavoro faceva Matteo prima di mettersi alla sequela di Gesù? Vediamo, sto vedendo i commenti. Buona settimana, sì. Buongiorno, brava gente. Sì, voglio vedere un po' qual era il lavoro di Matteo. Vediamo un po', vediamo un po'. Buongiorno, buongiorno Mariella e buongiorno Maria. Sto aspettando questo commento per sapere se, diciamo, perché capire che lavoro faceva Matteo ci fa capire un po' che cosa il Signore intende. Vediamo un po'. Buongiorno, sì. Conversazione importante, ok, via. Mi è arrivato il calendario, meno male. Su, ci metto un po' ad arrivare il commento. Vediamo un po', Enzo, tutti gli amici. Faceva, ecco qui, si chiama Matteo. Sì, gli auguro a tutti loro che si chiamano Matteo. Sì, sto vedendo gli buoni settimana. Che il lavoro che faceva Matteo, possibile che non. No, non mi dite che non lo sapete, che non ci credo, eh. Buona giornata per tutti. Sono fermo perché sto vedendo il commento, vediamo se arriva, eccolo qui.
Tutti gli amici portano il nome di Matteo. Sì, un abbraccio a tutti. Vediamo un po'. Buongiorno, eccoci qui. Faceva l'esattore delle tasse, il banchiere. Però pensate, non solo faceva il banchiere, l'esattore delle tasse, ma, e quindi lui veniva chiamato pubblicano, ma faceva l'esattore delle tasse non per il suo popolo, per i romani. Quindi era una specie di doppio tradimento, traditore, no? Del popolo. Ed è bella la scena. La scena è veramente fortissima, perché mentre Gesù andava, in quel tempo, il primo versetto, cioè tempo kairos di grazia, cioè ogni momento della nostra vita può diventare una grande opportunità, l'opportunità di Dio. Una grande opportunità, il tempo che scorre è l'opportunità di Dio, ma anche l'opportunità dell'uomo. Vide un uomo, bellissimo questo, vide un uomo. E il verbo che accompagna questo vedere ci dice due cose, mentre andava, cioè quando noi camminiamo lungo la strada abbiamo lo sguardo poggiato sugli altri. Uno sguardo poggiato, uno sguardo che carezza, uno sguardo di prossimità. Questo andare indica proprio il dinamismo di Dio, cioè questo uscire da se stesso e andare verso gli altri. Buongiorno, buongiorno. Ed è interessante questo, perché indica poi una vita che cresce, una vita che si dilata, si allarga, una vita in espansione. Mentre andava, indica un dinamismo, no? Una vita in cammino. Vide un uomo, questo verbo è bellissimo, ed è qua, non è il verbo greco, opsomai, è interessante perché non è il verbo guardare, è il verbo vedere, cioè significa intravedere, entrare dentro, cioè scorgo la profondità, l'abbiamo anche ricordato ieri, no? Questo vedere di Dio che arriva al cuore. E vedete, qui è il bivio della nostra esistenza. Questo è il bivio della nostra esistenza. Vogliamo vivere con indifferenza o vogliamo vivere prendendoci cura? Era seduta al banco delle imposte. Qui stiamo, vedete, siamo alla parte opposta di quello che era il banco delle imposte, i monti frumentari, cioè dove prendersi cura della gente. Vi ho portato qui stamattina perché ci dice un po' il capovolgimento di mentalità che possiamo operare nella nostra vita, il miracolo economico che possiamo operare. Ieri ho scritto, l'ho postato un editoriale sul Sole 24 Ore in prima pagina, dicendo che il verbo guadagnare, si può dire guadagnare gonfiando la nostra vita egoisticamente con le cose, o guadagnare l'umanità. Ecco, i monti frumentari ci dicono che i francescani e coloro che si rifanno a San Francesco nella vita religiosa o nella vita laica, hanno scelto un guadagno che è guadagnare l'umanità. Ebbene, Gesù sa che nel cuore di Matteo c'era questo desiderio di guadagnare l'umanità, però era affogato da costrizioni, da amicizie con i romani, che quindi gli hanno portato a vivere un lavoro che non era il suo lavoro, un lavoro che non era il suo lavoro. L'altro aspetto, ecco, lui era, dice, non solo stava al banco delle imposte, stava seduto al banco, cioè sguazzava in questo mondo iniquo, del denaro, dell'imbroglio, del tradimento. E Gesù lo prende, vieni e seguimi, seguimi, seguimi. Da qui poi scaturisce la grande polemica, un Gesù che sta con pubblicani e peccatori. È bellissimo perché sono poi i due verbi del Vangelo di Matteo, sono i due verbi del Vangelo di Matteo. Sta con i pubblicani e mangia con i peccatori. E sono i due verbi di Dio che vuole stare con l'uomo e aver misericordia dell'uomo. Sta con i pubblicani e vuole aver misericordia dei peccatori. Sono i due grandi verbi dell'azione di Dio nel Vangelo di Matteo.
Adesso vi faccio notare un altro dettaglio e arriviamo alla conclusione. Vedete, tutti gli evangelisti riportano la chiamata di Matteo, uno dei primi discepoli di Gesù. Ed è interessante perché Matteo aveva due nomi, Levi, Matteo e Levi. Era conosciuto come Matteo il pubblicano, quando a volte si mettono i nomignoli, no, alle persone, no? A me mi chiamavano figlio Franco il pizzaiolo, no? Perché papà aveva il ristorante, faceva le pizze, no? Eccetera. E noi tendiamo un po' a classificare questo, nella vita di ognuno di noi, E quello è il figlio di, non dico, voglio dire altre parolacce, sennò poi quello è figlio, fermiamoci, no? Allora era conosciuto da tutti come Matteo il pubblicano. E la cosa interessante, sapete cosa, qual è? Che gli altri evangelisti, Luca, Giovanni e Marco, riportano questo episodio, però parlano di Levi. Cioè, col nome, col secondo nome di Matteo, non lo chiamano Matteo come era conosciuto. E io in questo ci vedo una straordinaria, il segno della conversione, potremmo dire. Cioè, la delicatezza degli altri tre evangelisti nel non riportare, il nome di Matteo. Ma non è bellissimo? Cioè, non è straordinario vedere questa delicatezza degli altri evangelisti che riportano, e avevano il diritto di farlo, no? Facendo la cronaca del tempo e dicendo l'azione di Gesù che aveva chiamato, anzi, avrebbe dato anche più valore, potremmo dire, no? Di dire Matteo è il pubblicano che poi si è convertito e ha cambiato vita. No, invece parlano di Levi, del secondo nome. Io ci vedo qui una straordinaria delicatezza, una straordinaria delicatezza. Chiediamola questa delicatezza evangelica, dell'evangelista, questa delicatezza. Matteo invece riporta il suo episodio. Ecco, ora lasciamo, potremmo dire, il banco delle imposte di Dio questo, perché questi erano i monti frumentari. Poi qualche volta chiederemo alla sindaca di entrare dentro, ce li facciamo aprire perché sono delle grandi sale, e capire come funzionavano i monti frumentari. E questo sta proprio sulla via di Assisi, l'abbiamo visto altre volte, vedete, vicino anche al lavatoio, dove si lavava, dove si ritrovavano le donne di Assisi. E sono quelle che poi andavano a chiedere il grano da mangiare, per i propri figli. Bene, e adesso ci portiamo verso la Basilica di San Francesco, questa è la famosa via che porta e divide in due la città. E invece Matteo, ritorno all'Evangelista, ecco, si qualifica con il suo nome, Matteo il pubblicano. E mette in luce che Gesù era stato colui che era un pubblicano, che era andata a casa sua, che stava con lui, E sottolinea poi il grande aspetto della misericordia. Io ho trovato un commento, che questo da San Gerolamo, un padre della Chiesa. Sentite cosa dice. San Gerolamo osserva che soltanto lui, nel suo Vangelo, indica se stesso con il proprio nome, Matteo. Gli altri evangelisti raccontano lo stesso episodio, lo chiamano Levi, il suo secondo nome. Un momentino, si è spostato, vediamo se riesco. Ogni tanto capita, ecco qua. Matteo invece insiste in senso contrario, si riconosce come un pubblicano chiamato da Gesù. Uno di quei pubblicani poco onesti e disprezzati come collaboratore dei romani occupanti, i pubblicani e i peccatori chiamati da Gesù fanno scandalo. E il peccato e il pubblico ludibrio diventano il luogo dell'immensa misericordia di Dio. Misericordia io voglio. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. E allora credo che oggi per ciascuno di noi, a me colpisce poi nella vita di San Francesco, ma anche nella vita di altri santi, che man mano si avvicinano a Dio, man mano che fanno questo cammino di santità,
si qualificano sempre di più peccatori. Io piccolo e umile, io lurido e peccatore. Francesco fino alla fine dirà io sono un peccatore. A me questo colpisce, però credo che questa consapevolezza ci dona la straordinaria virtù dell'umiltà. Non dobbiamo aver timore, di considerarsi persone fragili. Buongiorno, brava gente, buongiorno. La fragilità è l'opportunità per crescere e rafforzarci. Questo è quello che ci dice oggi il Vangelo, insieme a tante suggestioni che sono sicuro affioreranno nel cuore della vostra vita. E allora, buongiorno brava gente, quanti giorni mancano all'uscita del libro? Quanti giorni mancano? Quanti giorni? Vediamo se arriva subito questo numeretto. Stiamo facendo il countdown al testo che davvero tengo molto, dove metto in luce le similitudini e le differenze tra la tunica di Gesù di color rosso e la tonaca di Francesco di color marrone. E la prima inconsutile, la seconda consumata. Due storie, due messaggi e il sottotitolo straordinari e indelebili. Questo testo uscirà da Mondadori, con la casa editrice Mondadori, il 29, nel giorno di Santi Arcangeli, con la prefazione del Cardinal Bassetti, Gualtiero Bassetti, che ha messo in luce un aspetto molto interessante. Però mi fermo qui, sennò poi in questi 9 giorni qualche spunto per incuriosirmi e incuriosirvi ce lo poniamo. Se lo volete richiedere, basta farlo nelle librerie, in tutte le librerie del nostro paese. Poi potete chiedere anche su redazione chiocciola San Francesco, redazione mi raccomando, redazione chiocciola sanfrancesco.org. Poi sarei contento anche di chiedervi uno spunto. Io so che molti, molti di voi, perché ho visto le pagine dei social veramente piene di affluenza, avete seguito il cortile di Francesco, se postate qualche riflessione, anche una frase che vi è rimasta impressa in modo che anche altri la possano leggere, sul cortile di Francesco. Quello che ha detto Enzo Bianchi, quello che ha detto Cardini ieri sera, oppure quello che ha detto il ministro dell'economia Gualtieri o Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, oppure il cartone animato per i bambini. Poi una sorpresa sul cartone animato per i bambini, ci sorprenderemo, ci sorprenderemo. E quindi sarei contento anche di vedere se cosa vi è rimasto impresso del cortile di Francesco e se sapete che cosa è il cortile, da dove nasce questa, oggi in termini moderni potremmo dire questa piattaforma. Vediamo, vediamo. Perché è bello conoscere, sapere, perché io sono convintissimo che la lettura e anche la conoscenza danno spessore alla nostra vita. Si insiste molto sull'educazione. E preghiamo per coloro che lavorano nelle banche perché siano sempre persone illuminate e non allontanate, lo dico ai banchieri, non allontanate la povera gente, aiutateli, lo dico ai banchieri. Bene, allora andiamo ai saluti. Matteo, figlio di Sabrina Mastella, un dono di Dio e un augurio grande, eh? Poi una preghiera vorrei fare per i malati. Molti mi avete chiesto per gli ammalati, per chi ha un appuntamento di lavoro e per chi ha un esame o a scuola o clinico. Ho visto che erano tante tante richieste su questo. E sicuramente li portiamo qui, alla casa di San Francesco. 40 anni di matrimonio, tra Antonio e Anna Rita, da Nocera Umbra, ogni bene, San Francesco vi sostenga. 50 anni di matrimonio di Franco e Tonia, questo è bellissimo, Fatevi vedere ad Assisi per scorgere il vostro sorriso, e il vostro fiero cammino. Roberto Ferro mi ha mandato una bellissima poesia sul poverello. Bontà, hai esaltato bontà e semplicità. A me è piaciuta questa affermazione. Laura e Carmela Gargano, 62 anni. Mi raccomando, ogni bene. Maria Luisa, no, che ho segnato 62 anni di matrimonio,
Spero che non ho sbagliato, Laura e Carmelo Gargano. Poi molti state chiedendo la rivista, ve la mando. Se potete scrivere, vi prego, quando chiede la rivista, su redazione@sanfrancesco.org. Redazione@sanfrancesco.org. Mi raccomando, mi aiutate davvero a facilitarvi il compito, perché molti, ad esempio, ieri di messaggi su Messenger, su Facebook, non li ho potuti leggere, soprattutto quelli in privato, perché sapete che, insomma, abbiamo lavorato un po' in questi giorni, col cortile. Se invece lo fate su redazione, mi facilitate, perché sono i collaboratori della rivista che poi le leggono e così vi arriva. E sto contento che ieri ho visto due messaggi: sì, io ti riscrivo perché ti eri dimenticato di... Così si fa, eh? Si riscrive, ok? Si riscrive. Bene, buona giornata, brava gente. Vi lascio con un'immagine straordinaria, eccola qui, eh? La casa di Francesco diventi la nostra casa. Buona giornata, brava gente.